Ciao a tutti, bentornati su Io Ci Provo. Io sono sempre Pasquale, il vecchietto di 42 anni. Vi ricordo, se vi piacciono i contenuti di questo canale, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per farvi beatamente i fatti miei e anche per non perdervi nessun video successivo. Vi ricordo che io non sono un trader professionista, ma sono semplicemente una persona che ha deciso di cambiare la propria vita e di raggiungere la propria indipendenza economica nei prossimi 10 anni, partendo dal primo anno cercando di raggiungere almeno 200 euro al mese di introito esterno. Bene, questo è il primo video riguardante le carte e i conti correnti e vi voglio parlare di Revolut. Revolut è una di quelle carte che ho cominciato a utilizzare quando ho cominciato questa esperienza, assieme a altre che andrò a recensire in futuro, fra cui N26, che penso che sia l'altra più o meno conosciuta in Italia insieme alla Hype. Riguardo a Revolut vi ricordo che c'è un link affiliato qui sotto in descrizione, se vi iscrivete tramite il mio link io guadagno qualcosa e voi pure. Allora, parliamo di Revolut. Revolut è una di quelle carte di ricaricabili, possono essere definite, come tante ce ne sono in giro, però l'ho trovata particolarmente interessante rispetto ad altre carte e vi andrò a spiegare a breve perché. Prima di tutto l'ho trovata una carta molto snella dal punto di vista della semplicità di utilizzo. Perché dico questo? Perché se voi aprite l'app di Revolut, sicuramente se ce l'avete già potete capirmi, se non ce l'avete dovete farvela, è un'app che dà una semplicità di utilizzo che è particolarmente disarmante. È tutto molto schematico, molto ben chiaro, la grafica è veramente piacevole e tutte le informazioni di cui avete bisogno sono in quell'app. A differenza di altre carte, l'attivazione può essere fatta solo tramite lo store, per cui non dovete andare su un sito internet ad attivarla, vi dovete registrare tramite il vostro telefonino e farete tutto il processo dal vostro telefonino, che è molto veloce e molto semplice, devo essere sincero, molto molto semplice, è stato velocissimo. Allora, ci sono tre tipologie di abbonamenti, se così si possono chiamare, tre tipologie di carte Revolut: quella gratuita, che è la standard, poi quella premium che costa 7,99 euro al mese e quella metal che è da 13,99 al mese in Italia, perché qui ti ciulano anche di più in Irlanda. Quali sono le differenze sostanziali di queste tre carte? Prima di tutto, una delle maggiori differenze è la quantità di soldi prelevabili mensilmente, che per la standard è di 200 euro al mese, 400 euro al mese per la premium e 600 euro al mese per la metal. Però questo è uno di quei delle differenze meno importanti, perché molta gente al giorno d'oggi preleva pochissimo, la maggior parte paga direttamente con la carta. Un'altra differenza sostanziale è che tutte e tre le carte hanno una serie di servizi che vanno man mano aumentando all'aumentare appunto del canone mensile. Ad esempio, cosa che non ha la standard ma che hanno la metal e la premium, sono la possibilità di avere un'assicurazione gratuita sia di viaggio che sanitaria inclusa nel prezzo del canone, per cui se voi andate all'estero vi perdono il bagaglio siete assicurati, se andate all'estero avete bisogno di cure mediche siete assicurati. Con la standard anche questo è possibile, io tra l'altro ho una standard e l'ho utilizzata. Attivandola prima di partire pagherete 0,98 centesimi al giorno a persona di assicurazione. Io sono stato all'estero 7 giorni in Spagna e l'assicurazione parte dal momento in cui voi arrivate nel luogo estero e si interrompe automaticamente quando ritornate nel vostro paese di residenza. Una cosa stupenda di Revolut è che si affida alla geolocalizzazione, per cui è quasi impossibile, è molto difficile comunque, che vengano fatti dei pagamenti senza che voi lo sappiate, perché tutti i pagamenti vengono comparati sulla posizione del vostro telefonino, che è diciamo la fonte primaria di assicurazione che la vostra carta sia utilizzata in maniera opportuna. Perché se viene fatto un pagamento in America e il vostro telefonino in quel momento è in Spagna, sicuramente è una frode e loro bloccano subito la transazione. È una cosa stupenda. Un'altra cosa bellissima che potete fare dall'app della Revolut è quella di bloccare qualsiasi tipo di servizio, per cui qualsiasi tipo di pagamento, sia esso contactless, sui negozi, col PIN, voi potete cambiare in qualsiasi momento queste funzioni in maniera tale che la carta sia inutilizzabile da chiunque voglia utilizzarla, anche se clonata. Un'altra cosa molto bella e importantissima è che quando fate i pagamenti con la carta, questi vengono suddivisi per tipologia. Se mangiate al ristorante, se pagate un affitto, se pagate la benzina,
Tutti questi pagamenti vengono suddivisi in sezioni e questo è semplicissimo, soprattutto se con me compilate un budget mensile, perché non avete bisogno di tenere nota di qualsiasi pagamento che fate, lo fa direttamente l'app e poi potete semplicemente riportare questi valori nelle caselle della vostra file Excel, del vostro file Excel se utilizzate un file Excel, o della vostra app se utilizzate un'app diversa per il vostro budget. Altro vantaggio che hanno le carte premium e metal è quello di poter creare carte virtuali per utilizzo di pagamenti spot. Per esempio, se andate su un sito internet per fare un pagamento, questo sito internet vi suona un po', come dicono qua in inglese, cheeky. Comunque un sito internet di cui non vi fidate parecchio, potete creare una carta usa e getta virtuale in quel momento, effettuare il pagamento solo con l'importo che è su quella carta, che poi automaticamente si autosospenderà nel momento in cui avete effettuato quel pagamento. All'attivazione della carta vi viene dato un codice IBAN inglese, infatti la Revolut è una carta di una società inglese, ma funzionerà in tutta Europa perché hanno avuto comunque l'autorizzazione a operare in Europa, per cui anche con la Brexit non ci sono assolutamente nessuna tipologia di problemi, potete utilizzarla sempre e dovunque. Un altro vantaggio grandissimo che ha la Revolut è che all'interno dell'app potete creare conti in valute diverse, per cui diciamo che andate in Gran Bretagna dove si usa il GBP, Great Britain Pound, l'unica cosa che dovete fare è trasferire i vostri soldi dal conto in euro che avete a quello in British Pound, e quando andrete a pagare utilizzerete appunto il conto inglese, per cui non avete neanche commissioni di cambio se non quelle che utilizzate sull'app che vi applicherà l'Evolut per cambiare da euro a dollari, e i cambi che utilizzano loro sono molto ma molto convenienti. Per cosa la utilizzo io la Revolut? Bene, a parte tutte le spese che devo comunque pagare sul mio conto corrente, per cui l'affitto o le bollette, qualsiasi altro fondo che mi arriva tramite stipendio o altre tipologie di introiti, io faccio tutti i pagamenti successivi, per cui spesa alimentare, carburante, mangiate ai ristoranti, uscite con gli amici, tutte con la Revolut, in maniera tale che si riducono prima di tutto i costi, perché qui in Irlanda le spese sono tantissime. Se andate a pagare con la vostra carta, vi addebitano anche a pagare a un negozio, o vi addebitano anche soldi se fate benzina, commissioni dappertutto, e la Revolut in questo aiuta tantissimo. È una carta che consiglio tantissimo a tutti, perché la vedo come proprio una carta giovane per i giovani come me, che sono solo un vecchiaccio di 42 anni. È veramente una carta stupenda. Naturalmente non è l'unica carta in circolazione, infatti come vi dicevo all'inizio del video, successivamente andrò a parlare anche di N26, che è un'altra carta che ho utilizzato e che ha una tipologia di utilizzo un po' diverso rispetto a Revolut, ma lo vediamo nel prossimo video. Nel frattempo vi lascio con la solita frase "io ci provo e anche voi" e ci vediamo al prossimo video. Ciao!